Buonasera, bentornata Ursula. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Bentornati sul canale 88, su Rete 55 col Comedy Club. Ormai da settimana scorsa abbiamo preso questa nuova denominazione, quindi il nostro club Doc. Di origine controllata, controllatissima. Il nostro club si allarga sempre di più, la nostra nicchia sta crescendo sempre di più, non ormai è più una nicchia, è una grandissima nicchia. E tu sei una grandissima testa di nicchia. Esatto. Avete un numero in sovraimpressione dei contatti che potete utilizzare per poterci mandare i vostri video divertenti, insomma, no? Vediamo come quanto dicevo, siete teste di nicchia. Fatecelo vedere. Esatto. Fateci vedere quanto siete teste di nicchia, ma soprattutto ti ha fatto ridere nella scorsa puntata, ho notato, che cosa? Quando ho detto se siete il simpa della cumpa. Ma mi ha fatto sorridere di tenere, cioè, tenerezza, sì. Scusate. Prego. Sono una testa di nicchia. Una delle teste di nicchia della nostra trasmissione. Sono stato qui la settimana, vi ricordate di me? Occhi azzurri? Occhi azzurri sono io. Michele? Michele sono io, perfetto. Emanuele Venere. Vittorio, Emanuele. Bene, ma tu sei Vittorio o Emanuele? Tutti e due in questo caso. O Venere, magari anche Venere. O anche Venere, o Coach Venere come lo chiamiamo generalmente noi. Beh, benvenuto. Bentornato. Praticamente ho preso a volo questo fatto che mi avete detto se vuoi venire. Insomma, ci hai provato gusto, la porta è sempre aperta. Ormai entra di tutto qua. Di tutto. Era un po' bruttino, entra di tutto. Sono proprio lì. C'è un po' di selezione all'ingresso. L'hanno fatta la selezione all'ingresso, sì. Sì. Ma adesso perché poi... lui pensavo che girasse. No. A proposito, volevo dire, il mio amico è rimasto allibito. Ah sì? Non ci credo. Ma no, non ci credo. C'ha gli occhi azzurri davvero. Veramente. Ma lui non sapevo neanche che occhi avesse, neanche il naso. E li ha visti gli occhi? Sì, non lo so. Perché secondo me era una bugia. È andato sulla fiducia. Scusate l'interruzione. Ci vediamo magari dopo. Perfetto. Ma scusa, ma... Stiamo mettendo ancora un posto già che è qua, ma lei sa fare qualcosa di... Ma dai, un po' di tutto, no, ma che so fare? Non so fare niente. Posso raccontare qualche barzelletta, così se me la ricordo la potrei anche raccontare. E allora facciamo così: mandiamo qualche video, vediamo il primo video di oggi, e nel frattempo potremmo così sentire dopo qualche barzelletta. Non vi aspettate tanto, è una cosa proprio nei fuori, c'ho un muro davanti, però vediamo se... Però ti devo dire che Ursula le barzellette non ride, anche perché generalmente non le capisce. No? Soprattutto perché non le capisce, non per... No, sto scherzando. Va bene. Vediamo, quindi è una prova mica da ridere, perché devi far ridere Ursula con una barzelletta. Piacere Ursula, piacere Michele, alla prossima, ci vediamo fra 5 minuti. A tra poco. A tra poco noi vediamo invece il primo video di oggi che Ursula proprio mi ha detto: guarda, prendi volevamo un po' di te. Volevamo fregarci a vicenda. Ormai siamo rovinati. Allora facciamo che il prossimo video, che il primo video lo decida direttamente la regia, con Demis che si sta sconfisciando, è divertito come sempre, addirittura ha alzato mezzo sopracciglio, vuol dire che si sta sconfisciando. E vediamo cosa avrà scelto per noi oggi, Demis. Quale video dalla rete, dagli influencer, cosa succede, vediamo cosa succede. Vai. Ha ha ha!
Bene, bentornati, bentornati, fantastico video, veramente. Grazie Demis. Tutte le nostre teste di nicchia sono contentissimi, tutti continuano a scrivere, con WhatsApp, ma la nostra video, più grande testa di nicchia sono io, perché sto a capo della nicchia. Sei tu il capo della nicchia, nella realtà. Sì, la coppola di nicchia. Una coppola di nicchia. Vabbè, basta, cose di tre. Ma questo andremo avanti per 30 puntate con questi discorsi un po' a nicchia. Vediamo se c'è qualcun altro che mi fa più ridere di te. Esatto, la grande prova, perché tu prima mi hai spoilerato un po' questa grande sorpresa. Stavo ancora per farlo. Però lui ci tiene tanto a dire una singola frase. E non la dirò. Perché abbiamo, okay. Abbiamo il compito che ha Emanuele, un compito importante, quello di far capire la barzelletta a Ursula. E lì già. Poi Ursula dovrà anche ridere alla barzelletta una volta capita. E però, lì. Senza fingere, ovviamente. Senza fingere, non esatto. Fingo mai. Se non riesci a ridere, niente. Basta. Ha perso Emanuele, speriamo che... in questo giro. E vi potete candidare tentando di far ridere Ursula. Ok? E no. Allora adesso la sigla del barzellettiere di Taranto. Oh, abbiamo quindi il nostro ospite e vediamo se riuscirà nella tua impresa di farmi ridere. Speriamo di sì, Ursula. Ti dico che veramente io faccio veramente fatica a ridere con le barzellette. Rido tantissimo per altri motivi, ma le barzellette. Beh, e allora partiamo già da una che è una storia vera. Okay. Cioè, c'ero io proprio presente, quindi allora ero lì in un paesetto giù dove c'è tutto genuino, tutto, e mentre esco la mattina intorno alle 8:30, 9, e vedo una signora anziana, molto anziana, che con la bicicletta e il cestino davanti, che praticamente era una gallina meravigliosa. Allora sta signora camminava, arriva vicino a me e mi fa: buongiorno. E io gli faccio: buongiorno signora, ma che bella gallina che ha lì. E lei fa: sì, questa è veramente una campionessa di gallina, è bellissima, fa tante uova e tutto. Vabbè, ho detto, sono meravigliato, buongiorno signora. Va, mentre sta andando, e io gli faccio: signora, me la dà per 5 euro? E te la darei pure gratis. E la gallina? Chi la tiene? Scusa, mi fai più ridere Michele dietro che ride come un pazzo. Ok, dai, poteva andare. Lo chiediamo anche ai nostri telespettatori se, che cosa ne pensano. Speriamo, di questa... no, ma sì, una cosa così. E poi che dire? Va bene, freddure, quelle freddure sui carabinieri. Vai. Allora il maresciallo con l'appuntato entra dentro, devono fare una perquisizione, vanno dentro un condominio e allora li fa il maresciallo: appuntato, chiama l'ascensore. E questo: ascensore! Appuntato, col dito, ascensore! È da freddura questa qua, vecchissima come battuta. Sì. Può andare. Andiamo, rimaniamo sui carabinieri? Vai, poverini. Sei libero di fare quello che vuoi. Allora, quattro carabinieri vogliono fare un giro dove ci sono le donne, sai, quelle belle donne che col fuoco... Allegre, le donne allegre. Allegre, che praticamente riscaldano la cena. Ok. Che sono lì che riscaldano la cena. Ah, non era questa la forza? Ah, vedi che ride adesso, ho riscato la cena che è la cena. Poi allora, non riderà più. Okay. Allora questi quattro si mettono in macchina, due davanti e due dietro. A un certo punto, mentre stanno andando, vedono una bionda, così, Ursula. Come Ursula? No, dico, no, non si chiama io Ursula. Io scaldo la cena no. Lì. Vabbè, comunque arrivano lì e vedono questa bella donna, sta lavorando. Allora gli tira giù il finestrino, quello davanti, fa... Ciao, ma quanto vuoi? E quella li fa 50 davanti e 70 dietro. Il carabiniere dietro tira giù il finestrino e dice: scusa, perché 70 a me da dietro?
Oh no! Hai ultima! Hai ultima! Hai ultima!你别笑！What？ 有人。什么是比我俩要多？只有那无意最有用的刀割。Questo era il video che avevo selezionato, ma io ancora mi sto godendo la barzelletta, ancora la prima sono. Mi sto ancora ridendo. La gallina. La darei anche. È la cosa che mi è successa a me. È successo. È successo veramente quella. Sì. Vedi, a volte la vita ha più fantasia di noi, ci fa ridere su esatto. delle scene che non. Ringraziamo Emanuele. Grazie. Grazie a voi ragazzi. Grazie mille. Se fate altre 1000 puntate io tutte 1000 puntate. Ci siamo, tutte qui. Chiaramente la porta è sempre girevole quando vuoi. Va bene. Siamo grazie. Da queste parti. Grazie Emanuele. Grazie. E noi andiamo avanti col nostro comedy. E perché mi guardi così? Perché no, io sto ancora ridendo sulla gallina. Tu... Mi fa ridere il fatto che tu ancora rida. E mi faceva ridere prima come ridevi. Sai che io poi per le battute me le tiro avanti per parecchio quindi tempo. Quindi per tipo un anno tipo, sentiremo. Dire ma quella... certo, ma per forza. Di Jessica. Anzi, certo. Abbiamo forse il video. E però io vorrei sentire la tua risata in sottofondo che
E quella è impagabile. Dice, non fallo l'italiano. Te l'ho mandato anche recentemente. Sì, ma perché era giusto un anno che praticamente ogni mese almeno. Mandiamo questo video, io lo manderei. No, non lo manderei. Io voglio vedere, perché non si può spiegare questo pezzo di De Sica di tratto da Natale a Rio, di qualche anno fa. Tu non eri ancora nata, ma c'erano già i cinepanetti. Sì, era uno scherzo, figurati. Però ero nata da poco. Chi ci crede? Beh, da poco, insomma. Eh beh, sì, non eri tanto grande. Però questi sono film intramontabili, vediamone un pezzettino, che dopo io riderò automaticamente, perché è come se l'avessi vista. Eccolo qua. Beh, raccontacelo nel frattempo. Non fallo italiano. Permette? Piacere, Bernie. Non mi prenda per un pappagallo. Ho visto una bella ragazza, posso offrirle qualcosa? Non fallo italiano. Scusi, non ho capito. No fallo italiano. Ah, no fallo italiano. Solo cazzi locali. Obrigado, è curioso. Fallo italiano. Ah, solo cazzi, solo nicchie locali. Curioso. E lui ogni volta che la vede e l'avrà vista quanti milioni ma di volte. Miliardi di volte. Si scompiscia sotto. Così. Adesso mi rimarrà invece la gallina per un sacco di tempo. E quindi mi toccherà risentirla. Esatto, ogni tanto la mettiamo questa della gallina che... Chissà quante volte ti è capitato a te, io te la darei la gallina, perché dovete sapere, ha le galline a casa. Ursula tra le altre passioni, giusto? No, abbiamo visto in qualche puntata, qualche decennio fa, Cookie, che adesso è grosso così, il tuo sì, cane. Sì, adesso è diventato un pitbull, esatto. Nel frattempo. Come sta? Tutto bene? Sì, grazie. Ero tutto a posto a casa. Ero convinto che l'avessi abbandonato in qualche locale. Faccio guarda aprì. What just happened? Hold on to that ladder. You guys. Hey, can you do it? Here we go. Jesus Christ. Are you okay? Are you all right? Take it, your mum washed. I don't think roof's clean. Oh dear. Really? Not with radiator, but it really.
te li farò a caraglio. What kind of ankle is this? Oh my! You have reached your destination. Yeah, breathe. Pressure's on. Don't drop it, Brad. See? Nothing. Jaden has $1 bill, one quarter, and two pennies. How much money does he have? Jaden broke. Not the forerunner! I haven't found any golf balls. I've built any golf balls yet. That's actually a good point. In qualche bar. Ma perché devi parlare male di me davanti? No, non sto parlando male, parliamo di belle abitudini che abbiamo. Tutta questa gente che ci guarda. Anzi, scrivete, whatsappate, mandateci video soprattutto. Vogliamo ecco, vedere. Quelli, io voglio vedere quelli, video. Se anche voi siete delle teste di nicchia. Se sapete fare qualcosa, provate a farmi ridere. Esatto, provate a fare ridere Uso. Perché fare prometto ridere Uso che lo guarderò in diretta, quindi sì. Verrà tutto registrato, non mi anticiperanno niente, come sempre. Quindi vedremo la reazione live, esatto, di Ursula ai vostri video. Naturalmente mandateli senza esagerare, naturalmente, perché... Che senso? Ma no, esagerare. Così vuol dire, senza esagerare, magari una breve durata e non fateli troppo lunghi, così li facciamo vedere. No, a te piacciono anche più...
Ci vediamo settimana prossima. Lunghi o non lunghi, mandate dei video. Grazie. Grazie Michele. Grazie Ursula. Grazie Ursula. Ringraziamo ancora Emanuele. Ancora, MC grazie. In regia e tutte le teste di nicchia che ci guardano dalla nostra nicchia. Ecco. Ciao. Che pirla che è. Facciamo in tempo a farne un'altra? Che o no? 15:28. Cosa ci diciamo? Ma va, allora. Bene. Ma nel frattempo, dietro all'albero c'era un guardone che guardava, no? Allora questa tedesca fa: io volevo il gelato, piacere il gelato, io volevo il gelato, dopo la terza, no? E questo fa: no, mi devi dare un attimo di dito, non ce la faccio. No, io volevo il gelato, quasi quasi che piangeva, che voleva il gelato. Lì c'era il coso, il guardone, che a un certo punto non ce la fa più, esce fuori, gelati, col coso in mano, E questa era quella per fare colpo sulle donne? No, ah, no. Ok. Fatti così, cosa fa? Dall'alto vieni giù. Lancio. Cioè, rientriamo da questo video bellissimo. Complimenti, Demis, ci hai fatto spanzare le risate, anche se non sappiamo cosa sia andato in onda. Ma adesso c'è una sorpresa che tu mi hai spoilerato, e che voleva essere una sorpresa, perché siamo andati a Budapest, non abbiamo trovato nessuno. Siamo andati a Bucarest, non abbiamo trovato nessuno. Ma chi abbiamo trovato? Il barzellettiere di Taranto West. Ma perché tu proprio sigla. Ci tieni a Taranto. Certo, questa è... La sigla? Bisogna... Pure la sigla c'è? C'è la sigla. Ah, ok. Quindi va. Ti lascio in questa impresa, dovrai ridere. Dovrai prima capirla la barzelletta.